Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza Covid-19 nella nostra regione, regione che torna zona gialla dopo quasi due mesi di restrizioni continuative anche a causa di quelle che il governo nazionale ha varato durante le festività. 160 i nuovi positivi di oggi, 7-8% il tasso di positività, ci sono anche 9 nuovi decessi. Sentiamo tutto nel servizio. Abbiamo un R con T che seppure in crescita è ampiamente sotto 1, sta a 0,89, purtroppo in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno. Quindi dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, a mantenere comportamenti responsabili, a fare il massimo sforzo possibile perché questa zona gialla possa restare e durare nel tempo. Abruzzo finalmente e stabilmente in giallo. Dopo il semi-lockdown di novembre e il braccio di ferro sulla zona arancione dell'Immacolata, condito poi dal DPCM che ha messo tutta l'Italia in zona rossa fra Natale e l'Epifania, dopo quasi due mesi la regione torna ad una pseudo-normalità, sebbene permanga il divieto di spostamento tra le regioni, almeno in attesa del nuovo DPCM di metà gennaio. I numeri dei contagi e dell'RT sono in risalita e quindi non fanno dormire sonni tranquilli, perché la soglia di 1 che fa scattare la zona arancione è a un passo e ne sanno qualcosa le 5 regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che sono state declassate proprio oggi al termine della cabina di regia. A proposito di numeri, quelli odierni dell'emergenza Covid in Abruzzo vedono una leggera discesa del tasso di positività al 7-8% rispetto a circa il 10 di ieri. Infatti sono 160 i nuovi casi di Covid accertati, di età compresa fra gli 1 e i 93 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1274. I casi sono di età compresa fra i 61 e i 96 anni, ma 3 decessi risalgono a giorni precedenti e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. Continua il trend di crescita dei ricoveri, arrivati a 480 più 2 rispetto a ieri, mentre resta invariato a 36 con 3 nuovi ricoveri il numero delle persone in terapia intensiva. Altri 10.576 meno 227 sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Totale dei positivi oltre quota 37.000 da inizio emergenza, numero nel quale sono compresi anche 24.672 dimissioni o guarigioni, più 374 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 11.092 meno 225 rispetto a 24 ore fa. E noi proseguiamo con lo screening nel pescarese. Ad oggi sono stati effettuati 7.378 tamponi rapidi, 28 dei quali hanno avuto esito positivo. A Città Sant'Angelo sono stati effettuati 1.565 tamponi con 9 positivi, a Colle Corvino 790 con 12 positivi, a Montesilvano 1.088 con 2 positivi, e poi ancora a Torre dei Passeri 629 tamponi e nessun positivo, così come a San Valentino 224 tamponi, a Manoppello 130, a Pescara 600 tamponi e nessun positivo, screening effettuato nelle scuole al solo personale docente e data, infatti, per quanto riguarda la popolazione, l'altra popolazione di Pescara si partirà nella giornata di lunedì. A Popoli 307 tamponi e nessun positivo, a Scafa 365 tamponi e 4 positivi, a Letto Manoppello 355 tamponi e nessun positivo, a Tocco da Casauria 190 tamponi ed un positivo. Prosegue lo screening nell'area Vestina con i test rapidi su base volontaria che vengono effettuati alla popolazione che dunque ne fa richiesta. Oggi primo giorno a Pianella, mentre a Penne sono oltre 1.000 le persone che sono state testate. Stefano Recanati.
Continuano gli screening in area Vestina alla ricerca di eventuali nuovi positivi, soprattutto tra i cosiddetti asintomatici. Oggi primo giorno di campagna screening a Pianella, riservate al personale scolastico e comunale, ad operatori sanitari, forze armate e associazioni di volontariato. Mentre nelle giornate del 9 e 10 gennaio a sottoporsi al test saranno gli alunni delle scuole e i genitori che dovranno accompagnare il minorenne. Mentre la prossima settimana via al test per il resto della popolazione. Fortunatamente siamo in una fase nella quale la curva dei contagi sul nostro territorio tende a scendere moltissimo, abbiamo non più di 5 positivi attualmente nel territorio pianellese. Con questa operazione cerchiamo di contenere ulteriormente il dato che è già positivo attualmente e guardare con fiducia alla prossima campagna di vaccinazione. 1.135 tamponi e nessun positivo sono i dati dello screening che arrivano da Penne. Il comune principale dell'area Vestina al quarto giorno di test ha fatto registrare dati incoraggianti anche alla luce dei numeri impietosi fatti registrare durante la prima fase dell'emergenza. C'è da precisare che noi stiamo processando tamponi di persone, di cittadini che sono asintomatici, questo quindi è un fattore importante. Penso che noi con i tempi ci siamo e la popolazione è stata brava. Perlomeno quelli che sono venuti poi a farsi il tampone. Apporto fondamentale è arrivato dai medici del presidio ospedaliero del San Massimo che hanno accolto la proposta dell'amministrazione e su base volontaria hanno risposto presente all'appello. Io devo ringraziare il personale infermieristico del San Massimo che ha dato la massima disponibilità. Ci sono i medici di famiglia, cioè il personale volontario che voglio precisare. Questi che vedete qui sono tutti volontari. Quindi non percepiscono niente e mettono a disposizione il loro tempo. Il sindaco Semproni, già colpito dal Covid e oggi in prima linea in questa campagna di test, ci aggiorna che nei prossimi giorni farà richiesta al Comitato Ristretto dei Sindaci di individuare il nosocomio San Massimo come punto per la campagna vaccinale aperta alla popolazione. Intanto altri comuni dell'area si stanno organizzando in questi giorni. I cittadini di Loreto Aprutino che in queste giornate si sono recati a Penne per il test potranno effettuarlo nel proprio comune nei giorni 16 e 17 gennaio, così come a Farindola che ha comunicato l'avvio dello screening per il 14 di questo mese. E adesso andiamo all'incontro di questa mattina fra vertici della regione e ristoratori, quel settore è gravemente in difficoltà, forse quello messo più in crisi dalla pandemia, e dunque questa mattina il presidente della regione Massilio e l'assessore Damario con i consiglieri di maggioranza hanno incontrato i rappresentanti dei ristoratori per ascoltare le loro istanze, promettendo dopo i fondi regionali sollecitazioni verso il governo nazionale affinché vengano messi in campo altri ristori. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, è appena terminato l'incontro con i ristoratori, cosa è emerso da questa riunione? Ma sicuramente il settore della ristorazione oggi è un settore in grave crisi, però voglio dire purtroppo non è l'unico. Io nel mio intervento ho sottolineato che purtroppo per i prossimi 6 mesi, secondo me saranno i 6 mesi più duri per l'Italia dal dopoguerra in poi. È evidente che oggi pensare a un nuovo fondo perduto con fondi regionali non è percorribile, visto che per quanto riguarda le attività produttive abbiamo messo già in campo ben 57 milioni di euro e è inutile pensare a fare ristori a debito. Sicuramente ci faremo portavoci sul tavolo nazionale per quanto riguarda i ristori nella conferenza Stato-Regioni e sicuramente da oggi si apre un tavolo permanente per quello che sarà tutta la riprogrammazione per quanto riguarda i fondi europei, Recovery Fund, PNNR, e quindi sicuramente da oggi si comincia a programmare il futuro con i fondi europei. E quello che ho detto, ripeto, per l'ennesima volta, purtroppo saranno i 6 mesi più duri del dopoguerra per quanto riguarda l'Italia e il settore economico. Il settore però, quello della ristorazione, che ormai non ha più forze per andare avanti. Sì, ho detto, ho sottolineato, oggi purtroppo sono tutte le attività, praticamente tutte le attività sono in crisi economica. È evidente che dobbiamo evitare di accendere una guerra fra i poveri e andare avanti tutti insieme per programmare le prossime possibilità legate ai fondi europei.
Ed è diventato virale il video con la protesta di Manuel Ciardelli, giovane ristoratore teramano che ha bruciato in strada le bollette delle utenze del suo negozio. Il gesto è stato stigmatizzato anche da Matteo Salvini, che ha chiamato personalmente il ristoratore di Teramo, mentre tanti altri operatori del settore hanno annunciato di voler seguire la stessa condotta. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si è tornati in zona gialla a Teramo, come nel resto dell'Abruzzo, zona che diventerà arancione, poi ancora gialla e poi non si sa. Sono i bar e i ristoranti a soffrire maggiormente di questo lavoro singhiozzo. Gli incassi non coprono le spese, i rimborsi stentano ad arrivare, ma le bollette delle utenze, quelle sono sempre davvero puntuali. E allora c'è chi ha deciso di bruciarle in strada come protesta fiscale e grido d'aiuto. Vi presentiamo Manuel Ciardelli, giovane gestore della nota enoteca Cassenzio di Teramo. La sua situazione è simile a quella di tanti altri operatori nel settore. Ecco, che situazione state vivendo? Una situazione di instabilità e incertezza profonde, perché comunque non sappiamo effettivamente che cosa ci aspetta il domani e siamo anche poco uniti e poco coesi. La mia battaglia infatti è finalizzata a quella, non a farmi strumentalizzare politicamente o a schierarmi politicamente, perché sono la persona più lontana dalla politica. Purtroppo in molti non hanno capito il mio messaggio, ovvero che se le persone si uniscono possono battere la politica, e invece c'è chi dice che per farmi propaganda personale o per farmi pubblicità mi sono schierato politicamente. A me non risulta, però hanno detto anche che ero rovinato e non potevo pagare le bollette, quindi... Ecco, a proposito delle bollette, lei le ha bruciate, ma non avete avuto rimborsi in questi mesi? Allora, i famosi ristori sono stati pochissimi, inadeguati ai costi che ha un'attività, ma io non sto lottando per avere i rimborsi, io sto lottando perché voglio lavorare, e se devi lavorare fino alle 18 non ha senso, perché il danno che puoi fare fino alle 18 l'hai fatto. Quindi se stai aperto fino alle 18, stai aperto fino alle 22, fino alle 24, non vedo che cosa cambia. Cosa chiedete? Di restare aperti fino alle 22? Sì, possibilmente, se si può fare anche dopo le 22, perché immagino che i miei colleghi che hanno ristoranti e pizzerie vogliano far fare la cena in maniera decente, ma nel momento in cui si sta in sicurezza, stare fino alle 22, stare fino alle 24, non vedo dove sia il problema. Il gesto pubblico di protesta fiscale di Manuel Ciardelli, che ha bruciato le bollette davanti al suo negozio, è diventato virale. Matteo Salvini lo ha chiamato addirittura personalmente per dimostrargli la sua vicinanza. Altri ristoratori teramani preannunciano la stessa linea di condotta, e c'è un'intera comunità cittadina che è solidale con gli operatori di questo settore, particolarmente danneggiato dalla pandemia. Adesso andiamo a Chieti. Dopo la revoca da parte dell'amministrazione comunale del servizio mensa delle scuole alla Ladisa e il via del nuovo bando di gara, la Lega va all'attacco della Giunta. Arriva la risposta dell'assessore agli affari legali Raimondi, lo ascoltiamo. Assessore, c'è polemica a Chieti per quanto riguarda la questione mense, dopo tutto quello che è accaduto anche nei giorni scorsi. Oggi la Lega va all'attacco della Giunta e chiede chiarimenti. Ma la richiesta della Lega è una richiesta inverosimile, insomma. Mi dispiace per il senatore Di Stefano, che non sa che se accede sul sito del Comune di Chieti, sul link Tutto Gare, può trovare tutta la documentazione relativa alla procedura di appalto che abbiamo avviato. Quindi una polemica abbastanza inutile, non hanno argomenti. Vogliamo un attimo spiegare quello che sta accadendo ormai già da qualche settimana a Chieti per quanto riguarda le mense scolastiche? Ma quello che sta accadendo a Chieti sulle mense è molto semplice. L'appalto originario alla Ladisa è scaduto a febbraio del 2020. La vecchia amministrazione non ha compiuto alcun atto per procedere a una nuova gara d'appalto, ma ha prorogato per due volte l'affidamento a questa società appaltatrice. Le proroghe in base alla legge sono eccezionali e temporanee, non si può prorogare un servizio sine die, per cui la nuova amministrazione ha adottato tutti gli atti per avviare una gara d'appalto in base al codice degli appalti e in base alle linee guida dell'ANAC, ed è quello che stiamo facendo per garantire il servizio di refezione scolastica a partire dalla scadenza dell'attuale appalto prorogato, e cioè dal 1 febbraio del 2021. E dunque, per quanto riguarda questa nuova gara d'appalto, ora cosa accadrà?
Ma già la settimana prossima verrà insediata la commissione che è già stata istituita con determina per iniziare l'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte che hanno voluto partecipare all'appalto. I termini per la presentazione delle domande scadono lunedì prossimo, quindi già da martedì verrà avviato il procedimento amministrativo per arrivare all'aggiudicazione definitiva nel più breve tempo possibile. Adesso passiamo allo sport, calcio di Serie B in primo piano, 3 giorni di riposo concessi ai giocatori del Pescara che torneranno a lavorare in vista del match del 17 gennaio con la Cremonese. Sul fronte mercato, fase di stallo per l'attaccante Esposito, si avvicinano il difensore Ocoli e il fantasista Macin, per lui sarebbe un ritorno in riva all'Adriatico. Vediamo il servizio. Apparente fase di stallo per Sebastiano Esposito al Pescara. L'Inter non ha ancora fatto i primi passi formali per risolvere con la Spal il prestito annuale sottoscritto a inizio stagione, cosa che però accadrà nei prossimi giorni, visto che il calciatore ha trovato sempre meno spazio con il passare delle giornate, fino ad essere tenuto regolarmente in panchina nelle ultime 5 gare dal tecnico Pasquale Marino. Una volta tornato alla casa madre, sarà il club nerazzurro a scegliere la destinazione di Esposito, con l'auspicio che l'attaccante possa avere un minutaggio più cospicuo. Come riportato da Luca Cilli di Sport Italia, non c'è solo il Pescara, anche la regina di Marco Baroni è una pretendente per Esposito. Del giovane attaccante ha parlato anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che al portale FC Inter News ha dichiarato: è un giocatore importante che ci piace, possiamo farci un pensiero, al momento posso dire che non c'è nulla e che l'abbiamo cercato quest'estate, ma ora parliamo di un giocatore della Spal, quindi dipende da tante cose. E il mercato del Pescara si interseca sempre più con le uscite Stensi, perché per la difesa si fa sempre più largo l'ipotesi di Caleb Ocoli, di proprietà dell'Atalanta, altro giocatore anch'egli nel mirino del Pescara a settembre, ma poi finito alla Spal, mentre l'Atalanta dirottava nelle ultime ore di mercato Rodrigo Gut in riva all'Adriatico. Ma Ocoli a Ferrara ha giocato pochissimo. Se Sebastiano Esposito contro il Delfino ha segnato il suo unico gol, Ocoli contro il Delfino ha disputato la sua unica partita in campionato con la Spal, che in quel giorno era in emergenza in difesa. Per lui anche una presenza in Coppa Italia. L'Atalanta gradirebbe un minutaggio più alto, per questo vaglia altre mete, richieste anche dalla C, Piacenza, ma Pescara in pole position, e così Ocoli andrebbe a rimpolpare un reparto colpito da infortuni e squalifiche. Sempre più vicino il nuovo ritorno di José Machin, l'uomo delle mezze stagioni a Pescara. Se l'affare andrà in porto, il mago di Tarragona potrà disputare il quarto semestre bianca-azzurro consecutivo, avendo fatto la prima parte del campionato nel 2018-19 e nel 2019-20 e seconda parte di campionato nel 2017-18. Formula di cessione e modalità di pagamento dell'alto stipendio, magari con l'ausilio del Monza, suo attuale club, sono i nodi da sciogliere prima di definire l'ennesimo ritorno del fantasista della Guinea Equatoriale. Sempre sul fronte attacco, pur restando forte l'interesse per Fabio Ceravolo, è difficile che la situazione possa avere sviluppi prima dello scontro diretto di domenica 17 all'Adriatico tra Pescara e Cremonese, club grigiorosso che proprio oggi ha presentato il nuovo allenatore che in quella data debutterà sulla panchina. Fabio Pecchia, chiamato al posto dell'esonerato Pierpaolo Bisoli. Adesso scendiamo in Serie C. Nel pomeriggio si è svolta la seduta di rifinitura del Teramo, che domani al Bonolis ospita l'Avellino nella prima gara del 2021. Tante le assenze nei biancorossi, oltre a Soprano squalificato e Lasic infortunato, resta indisponibile Piacentini, per il quale non c'è stato il reintegro nella rosa. Per il tecnico Paci, problemi in difesa, dove è stato provato Costa Ferreira nel ruolo di terzino destro, mentre Mungo, alle prese con qualche acciacco, si è allenato solo 2 giorni con il resto del gruppo. Noi andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Paci nella conferenza stampa pre-gara nel servizio di Jacopo Forcella. Noi, io come allenatore, ma noi come squadra dovremmo essere bravi a tirare fuori il meglio che abbiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione. È quella la nostra sfida più grande per domani, ma poi per quello che succederà nel futuro. Sì, cerco delle soluzioni, cercherò di cambiare l'assenza di Lasic. Ho provato in settimana Costa Ferreira da terzino destro e devo dire che ho avuto ottimi risultati.
Per il resto abbiamo delle assenze importanti e queste assenze nell'ultimo periodo hanno un po' pesato nei risultati. Tu lo conosci bene, il tecnico che domani pomeriggio ti siederà a fianco e penso che immaginerai che sarà una partita complicata, così come Braglia spesso le rende complicate le partite. In questo senso ti chiedo che tipo di partita ti aspetti e se in una valutazione invece più dettagliata peseranno più le assenze del Teramo dietro o quella di Maniero per loro davanti. E se il Teramo gioca da Teramo potremmo ovviare benissimo alle nostre assenze e potremmo dar fastidio all'Avellino. Riproporre quel tipo di mentalità e di aggressività ci ha portato a una buona posizione in classifica, a valorizzare tutti i giocatori che abbiamo, a valorizzare la squadra e quindi a prescindere dall'Avellino che è una squadra forte, penso che la chiave sia in noi stessi, sia nell'essere squadra, nell'essere quello che noi vogliamo essere, ricercare i nostri punti di forza, che da lì poi parte un po' tutto il resto. Che 2021 a questo punto ti aspetti, almeno nella prima parte fino a giugno, che cosa vuoi vedere uguale al 2020 e che cosa non vuoi vedere del 2020? Per quanto riguarda la squadra, vorrei rivedere la squadra di inizio campionato, quella squadra forte che aveva un'identità ben precisa, ma ci stiamo lavorando. Non vorrei rivedere... anzi vorrei rivedere il pubblico allo stadio, vorrei che il virus finisse e che tutto tornasse alla normalità. Andiamo in casa degli avversari per la gara di domani. L'Avellino, l'abbiamo ascoltato, sarà privo del centravanti Riccardo Maniero. Il tecnico Braglia confermerà il 3-5-2, in avanti giocheranno due tra Bernardotto, Fella e Santaniello. Ascoltiamo le impressioni del tecnico irpino nella conferenza stampa pre-gara di questa mattina. È chiaro che ci dobbiamo calare subito nel campionato perché da ora in avanti saranno tutte partite diverse rispetto alle prime. Le squadre si rinforzeranno come facciamo noi, lo fanno gli altri, perciò poi i punti valgono doppio. Sono tutte frasi che si dicono ogni anno, perciò non è che dobbiamo guardare in casa nostra stiamo bene. Noi avevamo l'intenzione di passare e cambiare modulo, ma se non prendi determinati giocatori non lo puoi fare. Noi cercavamo un mancino da impiegare a destra, avevamo già una mezza parola con qualcheduno che poi dopo chiaramente se hanno altre richieste anche di categorie superiori qua non, senza offendere nessuno, ma è chiaro che fanno la loro strada. Sì, io credo che il Teramo sia dopo la Ternana la squadra che ha giocato meglio, specialmente le prime 12-13 partite. Onestamente era anche bello a vederli giocare, poi ultimamente anche loro sono un po' calati. Hanno perso qualche partita, qualche pareggio di troppo e si sono ritrovati nel gruppone delle terze, che è dove ci siamo anche noi. Per contro noi abbiamo fatto fatica per una quarantina di giorni, perdendo tutto sia sotto il profilo dell'allenamento e della disponibilità degli uomini. Ci siamo andati veramente in grossa difficoltà, ci troviamo lì e ora dobbiamo solo cercare di migliorare quella che è la nostra tenuta fisica, il nostro modo di stare in campo e la nostra classifica, che poi è quello che ti permette di vivere bene. Noi siamo tranquilli, cerchiamo di fare le cose al massimo. Domani mi aspetto una bella gara, se non faremo una bella gara perderemo, tanto per essere chiari. Perciò anche i ragazzi devono capire che dobbiamo svoltare, ci dobbiamo prendere tutti delle responsabilità. Perciò li aspetto, vediamo quello che siamo in grado di fare. In Serie D sono ufficiali i rinvii di Agnonese Pineto e Campobasso Recanatese. Da monitorare la disputa di Montegiorgio Giulianova dopo che la società marchigiana ieri ha annunciato la presenza di 3 tesserati positivi al Covid più un componente dello staff. Intanto in casa Vastese la gestione D'Addario inizia con un prezioso pari in rimonta con la capolista Campobasso. Ascoltiamo il neotecnico aragonese.
Lavorare per 10 giorni e poi incontrare la prima, domenica abbiamo la seconda, certamente non è semplice. Inizialmente noi molto timorosi, più che timorosi anche difficoltà a gestire la palla e quindi siamo andati in difficoltà, questa è la prima parte. Loro hanno trovato gol sulla prima palla inattiva dopo 15 minuti dove hanno un giocatore che è un giocatore che realizza ed è bravo a difendere, quindi è una forza, e abbiamo subito. Da lì abbiamo ritrovato il gol, però poi per eccesso di generosità nella seconda parte del primo tempo siamo usciti fuori e non ci siamo riequilibrati, dovevamo attendere un po', e quindi primo tempo così, secondo tempo secondo me c'è stato, non devo capire bene se noi siamo stati più bravi ad avanzare o il Campobasso ci ha concesso di più. Abbiamo cambiato anche modulo, sulla sinistra abbiamo spinto di più, abbiamo trovato soluzioni con i tre attaccanti e qualcosa in più abbiamo fatto. È venuto il gol, poteva finire anche 2-1 per il Campobasso. Crediamo che a livello morale per lei sia un ottimo punto di partenza. Ci mancherebbe, insomma, siamo malati, non abbiamo il Covid e questo è un brodino che ci portano in ospedale e quindi dobbiamo ora essere bravi a pian piano rimangiare la pasta asciutta. Con questa metafora di carattere culinario si chiude questa edizione del TG6 della sera. Il prossimo appuntamento è alle ore 23. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo che i nostri servizi sono on demand sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it, anche sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.